Buongiorno a tutti avventurieri, bentornati su Find the Frame e su Diablo 4, quest'oggi per un video build, più o meno. Come forse saprete se mi seguite su Instagram, ho iniziato la mia avventura in quel di Sanctuarium nei panni di un ingannevole tagliagole, e negli scorsi giorni ho passato il tempo a provare vari setup di abilità per capire cosa effettivamente rendesse meglio nell'early game per avanzare nella trama di gioco. Ai più navigati di voi non sorprenderà apprendere che la risposta a cui sono arrivato è una simpatica build basata sulle skill Lame Serpeggianti, che è quella che vi mostrerò oggi. Prima di iniziare vi invito come di consueto a mettere like e ad iscrivervi al canale se quello che state vedendo è di vostro gradimento, e inoltre vi ricordo che questo che vedrete non è che un embrione di build, quindi qualcosa che vi sarà utile per macinare livelli e portare avanti la trama in modo efficiente, ma che dovrete andare a modificare non appena arriverete nell'endgame per forza di cose. Dunque, prima di tutto un paio di premesse. La build che sto per mostrarvi è stata leggermente nerfata con lo scorso update, ma nonostante questo è ancora una delle migliori da applicare ad un tagliagole. L'unica differenza è che ora ha qualche problema in più quando si trova ad affrontare nemici potenti singoli, tipo i boss, mentre si trova al contrario ad eccellere contro i gruppi di nemici. Nel complesso, comunque, è ancora un setup che difficilmente deluderà le vostre aspettative, soprattutto quando avrete accesso a tutte le abilità che lo compongono. Il punto che stiamo cercando di ottenere è quello di avere un enorme potenziale di danno, grazie per l'appunto alla già citata abilità Lame Serpeggianti, attivando contemporaneamente una serie di passive in grado di rigenerare in modo attivo la nostra energia e diminuire il cooldown delle abilità. In generale dovreste riuscire a completare questo tipo di build intorno al livello 30 o 35, a seconda di quanta fama e punti abilità extra avete ottenuto nella vostra partita, quindi essenzialmente dipende da quante attività secondarie avete svolto nella vostra partita. Fatte le dovute premesse, iniziamo a dare un'occhiata alle abilità che compongono l'arsenale del nostro tagliagole, a partire dall'abilità di base che andremo ad usare per questo setup, ovvero perforazione, una skill a medio raggio che ci vedrà lanciare dei pugnali ai nostri avversari. Amo questa skill per diversi motivi. Il primo di questi è che arriva con una meccanica di rallentamento dei nemici che si applica ad ogni terzo lancio di pugnali, cosa estremamente comoda se si sta cercando di fare un po' di crowd control per tenere a bada grossi gruppi di avversari, ovvero il tipico incontro di Diablo. Oltre a questo, una volta potenziata in perforazione fondamentale, avremo a disposizione una sventagliata di 3 pugnali, e se due di loro colpiscono simultaneamente lo stesso bersaglio, cosa che accadrà quasi sempre, lo renderanno vulnerabile, e quindi più soggetto ai danni per 2 secondi, il che non è affatto male. Per quanto riguarda invece le abilità primarie, abbiamo chiaramente le lame serpeggianti, il cuore di questa build, con cui trafiggeremo il nemico, debilitandolo per poi recuperare le lame dopo un secondo e mezzo. Le lame, durante il loro tragitto di ritorno verso di noi, faranno danno a qualunque cosa sul loro percorso, ed è proprio questa la parte core di questa abilità, quella che fa più danno. Ora, però, il vero punto forte di questa build deriva dall'applicazione di un aspetto che dovremo recuperare tramite una spedizione, ovvero l'aspetto delle lame danzanti, che nella sua versione base potrete ottenere nella veglia di Jalal. Consultate pure il Codex del Potere per sapere esattamente dove andare. Grazie a questo aspetto, le lame, prima di tornare da noi, ci orbiteranno intorno, facendo il 10% dei danni della skill più un bonus calcolato in base alla distanza che percorreranno per tornare da noi, e che di base sarà parecchia considerando le altre skill che vedremo da qui a poco di movimento. Ricordatevi di applicare questo aspetto ad un arco o ad una balestra, così da ottenere il massimo bonus delle armi a due mani, e dato che non dovrete usare né archi né balestre con questa build, potete tranquillamente tenerla addosso fino al livello 50 ed oltre, semplicemente per beneficiare di questo aspetto potenziato. Questa skill comunque fa davvero un botto male, soprattutto se la userete sfruttando l'innato sistema di combo del tagliagole, in grado di potenziarne il danno fino al 60%. A completare questa skill abbiamo le lame serpeggianti rinforzate, che infliggono il 30% in più di danni quando ritornano, e quelle avanzate, per aiutarci a diminuire il cooldown di tutte le altre skill in base a quanti nemici verranno trafitti. Bene, passando alle abilità agilità che vi ho già in parte menzionato, in questo frangente ho optato per lo scatto e per il passo d'ombra. Due skill a dir poco fondamentali per la nostra build, dato che saranno quelle che in primo luogo ci permetteranno di rimanere mobili e quindi ben lontani dai colpi dei nostri nemici, e in seconda battuta sono le abilità che ci consentiranno di tirare fuori il massimo potenziale dall'aspetto delle lame danzanti, che vi ricordo fanno più danno in base alla distanza percorsa dal giocatore nello spazio tra l'attivazione di lame serpeggianti e il momento in cui queste ultime tornano indietro. Entrambe queste abilità poi nella loro versione avanzata aumentano la percentuale e il danno dei colpi critici, quindi sono anche molto sinergiche tra di loro, e nel caso di
di passo ombra, ho anche preso il potenziamento metodico, per fare in modo di stordire gli avversari colpiti per un paio di secondi. L'ideale per i nemici elite. Passo d'ombra, peraltro, sinergizza in modo fantastico anche con la nostra abilità passiva chiave, quando la sbloccheremo, che fornisce una riduzione dei danni, una rigenerazione all'energia e una velocità di movimento migliorata ogni volta che colpiremo un nemico stordito, congelato o alle spalle. E passo d'ombra colpisce sempre alle spalle di default, perché è così che funziona l'abilità. Insomma, devo aggiungere altro? Non credo. E arriviamo quindi alle infusioni, in cui opteremo per l'infusione ombra. Questa infusione è in grado di infliggere danni davvero considerevoli, dato che fa letteralmente esplodere i nemici infetti alla loro morte, e mi sono limitato a potenziarla con la versione rinforzata, per aumentare la chance di critico sui nemici infetti. Molto più importanti sono infatti lo schianto d'ombra, che aumenta del 10% la possibilità di stordire nemici, e le ombre logoranti, che una volta al massimo ci permette di recuperare ben 30 energia ogni volta che uccideremo un nemico con danni da ombra, cosa abbastanza importante per essere sempre in grado di spammare le nostre abilità e rendere tutto il nostro arsenale un po' più sostenibile. Da qui spostiamoci alla nostra abilità ultra, tra cui potete scegliere tra la trappola mortale o i cloni ombra. Personalmente però preferisco i cloni, perché in combo con perforazione creano una quantità di DPS davvero considerevole e da non sottovalutare, senza contare che una delle poche abilità è in grado di conferire le condizioni di inarrestabile al tagliagole, quindi ben venga. Tecnicamente parlando, potreste anche pensare di sostituire la ultra con la trappola avvelenata, dato che con i giusti modificatori butta a terra i nemici, elite compresi, e ha una possibilità di azzerare il cooldown delle skill di infusione. Ma questa è più un'opzione da considerare prima di aver sbloccato la ultra, perché francamente trovo quest'ultima abilità di gran lunga superiore. Dando invece un'occhiata alle abilità passive, che in teoria dovreste potenziare al massimo con il tempo e che ho scelto per questo setup, la prima che troviamo è Solido, che aumenta la vostra difesa quando si è vicini ai nemici, ovvero praticamente sempre, visto che siamo una build melee. Sempre qui abbiamo anche Assalti Prosciuganti, che permettono di recuperare vita in percentuale ad ogni colpo critico, molto utile perché di colpi critici ne faremo veramente tanti. Abbiamo poi Dominio delle Armi, che è particolarmente utile se usiamo le spade, con un 9% di danni extra senza se e senza ma, e menziono le spade semplicemente perché i pugnali hanno un 15% di attacco aumentato ma solo sui nemici in salute, ovvero con l'80% di vita almeno, cosa che diminuisce di molto l'utilità di questa skill. Continuando a scendere troviamo Infusione Precisa, per aumentare la percentuale critica con le armi infuse, cosa che avremo quasi sempre dato che dovremo fare buon uso della nostra infusione ombra. E le ultime due skill che compongono la nostra build sono Scarica di Adrenalina, che ci permette di recuperare energia mentre ci muoviamo, e Celerità, la quale aumenta in percentuale la velocità di movimento quando avremo l'energia sopra il 50% e l'attacco quando invece si trova al di sotto della stessa percentuale. Skill molto molto valida nel cuore delle battaglie quest'ultima. In ultimo considerate di recuperare anche l'aspetto del Maestro dei Margini, che credo sia la cosa tradotta peggio dell'intero gioco, ma lasciamo stare, da applicare ad un talismano, dato che in questo modo aumenterete i danni delle vostre abilità fino ad un 15% a seconda di quanta energia avrete al momento dell'utilizzo, con il massimo buff che si ottiene ad energia piena. Potete trovare questo aspetto alla fine della spedizione delle pietre ancestrali a Skolken, luogo di cui ho appena distrutto la pronuncia, ma che non ripeterò. Non vi preoccupate invece per gli aspetti difensivi, che sicuramente sono utili, ma sicuramente cambierete anche armatura ogni 30 secondi, quindi non vale molto la pena preoccuparsene fino a tempo debito. E quello che vi ho mostrato è quanto vi serve per avere una build funzionante e devastante. Il core di questo setup è in queste abilità. Chiaramente si tratta di un embrione di build, come vi ho detto all'inizio, ed è molto migliorabile mano a mano che andrete avanti con il gioco. Ma visto che l'ho pensata come un setup adatto a macinare la campagna e i livelli iniziali, direi che per il momento può andare anche bene così. Anche perché per le finezze di building ci saranno dei video apposta. Questa è più una cosa arraffazzonata e utile per portare avanti l'avventura. E questo era tutto ragazzi, grazie per aver guardato e spero che questo video vi sia stato utile. Per qualsiasi domanda rimango disponibile nei commenti e sempre lì ditemi la vostra. State usando un tagliagole? Se no, quale altra classe state portando avanti? Vi sta piacendo Diablo 4? Raccontatemi un po'. In attesa di leggervi, vi ricordo che se vi va potete fare una donazione al mio account Ko-fi per supportare il mio lavoro qui su YouTube, oppure abbonarvi al canale. Ciao a tutti, alla prossima!